Assessore, in che modo una guida corretta aiuta anche l'ambiente? Beh, una guida corretta, quella che è cosiddetta guida non nervosa, aiuta moltissimo, perché vuol dire aiuta soprattutto a consumare molto meno carburante. Voi sapete che uno degli elementi di criticità della qualità dell'aria in Regione Lombardia, ma non solo in Regione Lombardia, è conseguenza appunto delle emissioni che derivano in particolare dal traffico diesel. Guidare correttamente e in sicurezza, che cosa non trascurabile, porta ad un consumo molto contenuto del carburante, quindi a una produzione molto contenuta di quello che sono gli elementi di inquinamento. I risultati delle prove fatte anche negli anni passati parlano addirittura di percentuali di abbattimento intorno al 40-50%. Direi che già solo quello dovrebbe giustificare una riflessione su una guida assolutamente non nervosa. Questo progetto in che senso e in che modo si intreccia con il programma regionale? Beh, il progetto Ecopatente è un progetto che Regione Lombardia ha sposato da tempo, perché punta l'attenzione su tutta una serie di elementi importanti, tra questi soprattutto da una parte l'ambiente, quindi il peso di una guida fatta in modo diverso sull'ambiente, e dall'altra ovviamente la sicurezza. Per quanto riguarda il tema ambientale, ovviamente la connessione con il piano per le azioni per la qualità dell'aria è assolutamente evidente. Se il traffico veicolare è una delle principali fonti di stress, ovviamente un traffico veicolare che non può essere ovviamente annullato, ci prenderemmo in giro a sostenere questa cosa, fatto in maniera diversa, molto meno pesante dal punto di vista ambientale, non può che essere un elemento positivo da sostenere, da diffondere, anche con un occhio, ripeto, alla prevenzione dei rischi che sono strettamente connessi a quelli che sono il numero importante di veicoli che circolano sulle nostre strade. Ecco, per finire, siete sempre impegnati per combattere lo smog, di recente c'è stato anche un incontro in Piemonte, l'accordo col bacino padano si siglerà tra poco, no? Il nuovo accordo del bacino padano, essendo scaduto il precedente, fatto a livello un pochettino più ristretto, ma per essere molto più operativo, molto più concreto in quelle che sono le sue previsioni, quindi Ministero dell'Ambiente, 4 regioni, Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia, stiamo definendo gli ultimi dettagli, ancor più innovativo del precedente, poiché abbiamo deciso di condividere tutto, dai limiti alla circolazione, dalle proposte per quanto riguarda il sostegno ad azioni, per esempio sul riscaldamento domestico, addirittura ai bandi di sostegno a queste azioni. Quindi d'ora in poi le 4 regioni dal 9 di giugno, quando sottoscriveremo l'accordo, le 4 regioni, unitamente con la benedizione del Ministero, si muoveranno in maniera assolutamente sinergica e non solo coordinata, ma veramente all'unisono.